L'ambiente e la natura del Vallo di Diano attirano diversi turisti e potrebbero essere molti di più considerate le potenzialità naturalistiche, oltre che ovviamente storiche, del nostro territorio. Tra queste c'è una grande potenzialità come il fiume Tanagro, un fiume che però troppo spesso diventa un problema. Basta guardare e ascoltare ciò che ci ha inviato un turista che passeggiava lungo il fiume Valdianese nel tratto tra Polla e Atena Lucana. Siamo nel comune di Polla, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Questa è una splendida passeggiata racchiusa tra il fiume Tanagro e un canale parallelo, una zona di notevole interesse naturalistico. Purtroppo abbiamo scoperto degli aspetti davvero negativi che vi mostreremo. Buona parte del percorso, almeno due terzi, è cosparsa di rifiuti. Qui siamo addirittura in una zona dove c'è un concentrato di pneumatici, ce ne sono davvero tanti, pneumatici di auto e di camion e altri tipi di rifiuti. E qui abbiamo altri rifiuti, tra cui questo grosso bidone arrugginito. Il contenuto di questo bidone ovviamente è ignoto, chissà cosa c'era. Andiamo più avanti, pochi metri più avanti, troviamo plastica. E qui abbiamo un secondo grosso bidone arrugginito. Terzo bidone arrugginito. Qui ci sarebbe anche una panchina per coloro che vogliono riposare durante la passeggiata. E questa è la decorazione della panchina. E qui siamo a 100 metri dall'inizio della passeggiata, quindi molto vicino al paese di Polla, e abbiamo la natura che cerca comunque di sopravvivere. Questa lucertola che si trova proprio su un grosso pneumatico di camion. E siamo praticamente alla fine della passeggiata. Laggiù si vede il comune di Polla e il convento di Sant'Antonio. E purtroppo i rifiuti non sono finiti. Ce ne sono ancora. Siamo praticamente giunti a Polla ed ecco l'ennesima sgradita sorpresa.